l'India sicuramente mi ha aiutato per il mio personaggio, perché mi ha fatto un po' ammalare, perché mi ha fatto venire il mal di pancia, il mal di testa, perché comunque sia, giravamo più delle volte sotto il sole, in mezzo al traffico, in mezzo a un sacco di rumori, perché l'India è rumorosissima. Addirittura suonano tutti il clacson, sulle macchine c'è scritto horn please, cioè suonate per avvertirci, per cui quelli suonano, appena possono suonano. E questo mi ha aiutato a darmi quel senso di offuscamento, di pesantezza, di anche un po' sofferto. Mi ha aiutato l'India, mi sta aiutando. La cosa che noti subito è che c'è molta più gente sul set, c'è una quantità spaventosa, mentre a Roma eravamo una trentina, qua siamo sempre 50, 60, anche di più, per cui è molto più difficile l'organizzazione di tutto. Stanno molte pause, molte attese, però come diceva Mastro Ianni, l'attore è pagato per aspettare e quindi uno si tiene a mente questo e va avanti. La cosa bella dell'India è questa, che c'è molto interesse verso chi arriva. La novità a loro interessa, mentre a noi magari può dare un po' fastidio, però, ripeto, non mi aiuta. Cioè, perché anche l'altro giorno c'era una scena difficile in cui io mi dovevo incazzare con Kerry e a un certo punto ho sentito una risata. Allora, finché sono mille sguardi, mille occhi che ti guardano va bene, ma quando poi senti un rumore, una cosa, quello può dare fastidio. A me ha dato fastidio. 17 1 prima, due macchine. C'è stato un posto che mi ha colpito molto, Red Fort, a Delhi, perché è semplicemente magico. Cioè, tu vedi da fuori questa muraglia lunghissima, molto più lunga del Louvre. Diciamo che l'India la puoi guardare ancora con gli occhi di un bambino, è una fiaba. Da fuori è una fiaba, è bellissima.